Ciao a tutti amici del mio canale YouTube e bentornati in questo nuovo video del vecchio nerd che, reduce dalla trasferta di Lucca, si è portato con sé tutta una serie di idee, background per poter sviluppare nuovi video e raccontarvi nuove cose. Una delle cose che ho trovato a Lucca è questo manga che vi mostro, è il Grandizer Giga. Non dite giga perché l'ho scritto sulla pagina Facebook e mi hanno massacrato per questa cosa. La G e la I si legge Gi in giapponese. Quindi Grandizer Giga, dove il nostro ottimo maestro Gonagai, e questo fa parte di una collana edita da J-Pop, Gonagai Shin Collection, proprio quindi una nuova collezione dove vorrebbe forse rivedere, riparlare di quelli che sono i personaggi principali, e viene fatta, ci viene proposta la storia di Grandizer. Adesso io dico Grandizer, ma ovviamente voi sapete che io sto parlando di Uforobo Goldrake, non c'è molto da aggiungere, è quello più famoso che conosciamo nella storia degli anime di Nagai. E niente, l'ho divorato in poche ore, perché ovviamente Goldrake è il mio anime preferito. Ho letto anche il manga, avevo voglia di vedere questa nuova trasposizione di questa storia. Mi aspettavo una storia particolare, una storia alla Luca Papeo. Dicevo inizialmente, quando ho visto il trailer, che potete trovare anche girando tra i video del canale, e poi ho immaginato che potesse essere una storia per il rilancio, ne so, quella che tutti noi fan all'epoca dodicenni, oggi più oltre quarantenni, speravamo, del ritorno di Actarus sulla Terra. E invece questo, la storia è completamente differente da quello che ci immaginavamo. Prima ho citato Luca Papeo. Luca Papeo è uno che ha creato una storia basandosi sui principali personaggi di Nagai, che si chiama UFO King Goldrake, dove immagina un Actarus cattivo che a causa della morte della sorella torna sulla Terra e combatte contro tutti i robot. Una storia che ovviamente non ha avuto nessun seguito, perché era una fanzine, una scelta di un fan che ama come me questo prodotto. La trama, breve. Ovviamente ci sarà un po' di spoiler, ma questo me lo dovete consentire perché è l'unico modo che ho per raccontarvi questo nuovo fumetto, questo manga. Allora, Grandizer Giga è praticamente la storia di Uforobo Goldrake, come voi la conoscete, rivista e rimpastata e riproposta ai nuovi lettori. È un po' come l'operazione che ha fatto la Marvel su Spider-Man, prendendo un personaggio che ormai aveva più di 30 anni e facendolo, ribottandolo e riportandolo a 15. Daisuke, quindi il personaggio principale, il pilota di Grandizer Giga, che poi noi conosciamo tra virgolette come Actarus, è il principe di Flid, che è scappato con questo robot gigantesco dal suo pianeta morente, distrutto dalle armate di Vega, e arriva sulla Terra, con la differenza che è arrivato sulla Terra e gli perde la memoria. Il design del robot lo potete vedere qua, non è tanto dissimile da quello del robot originale, c'è qualche modifica come coprispalle più, diciamo, modalità Cavaliere dello Zodiaco e altre particolarità che vi illustrerò dopo. Essenzialmente le armi sono rimaste le stesse, con l'unica differenza che il robot, il Grandizer, non sta più all'interno di un disco, ma egli stesso è pilota di un'astronave molto più grande, lo Spacer, si chiama così Spacer anche in questo manga, e non c'è il disco. Il Grandizer è avvolto da un mantello, è un po', per farvi un esempio, un po' come il Black Getter, pilotato da Ryoma, e quindi con questo mantello che quando lui si muove fa quasi da ali. E quindi scompare il limite di Grandizer dell'anime, il fatto che non potesse volare senza avere un supporto esterno, quindi vola tranquillamente, il pilota è Daisuke, e ci sono altri personaggi.
I personaggi sono quelli che abbiamo conosciuto e che ripropongono in gran parte il design dell'anime. Quindi il tentativo è stato fatto di riproporre il design dell'anime. Praticamente uno di quelli, Rigel, il padre di Venusia, che ovviamente si chiama, qui è chiamato con il nome originale, con l'unica differenza. La differenza è che tutti i personaggi secondari sono stati creati da un'intelligenza artificiale che arriva sulla Terra insieme a Grandizer, che è Maria Grace Fleed, che nell'anime e nel manga originale è la sorella di Actarus, è la sorella di Daisuke, quindi principessa di Fleed. In questo caso è un'intelligenza artificiale, una sorta di biorobot, un Terminator che è stato messo dalla casa reale a proteggere il principe del pianeta. Questo crea altri androidi che sono da cornice alla protezione di Daisuke. Daisuke viene adottato anche egli dal dottor Procton, e quindi diventa di fatto il figlio adottivo di Procton. L'unica differenza con l'anime è che qui perde la memoria e ogni volta deve avere una scossa. Maria, che in questo manga assomiglia tantissimo alle tre robot cyborg che abbiamo visto in Mazinga Z. Andavo a cercare Gamia, i robot Gamia si chiamavano, che erano queste bionde con queste trecce legate. Allora Maria lega le sue trecce sulla fronte di Actarus, di Daisuke, e gli fa tornare la memoria. Ogni volta che gli torna la memoria, Daisuke prende Grandizer e combatte contro il mostro di turno. Unica differenza è che quando si trasforma, non si trasforma più in Duke Fleed, ma non so perché Nagai e autori abbiano fatto questa scelta. Il nome diventa Luke Fleet. Sarà un fatto che è tornato Star Wars, non lo so. Però questa scelta, francamente, dico Nagai, non l'ho capita, quella di cambiare radicalmente il nome del personaggio principale, specialmente quando sta in fase di trasformazione. Tralasciando il design, tralasciando che adesso il Grandizer ha un overbuilder come il Mazinga Z, quindi c'è la parte superiore della testa che si stacca e si permette al pilota di muoversi, tralasciando altre particolarità. Veniamo a quella che è secondo me la nota dolente. È perché Grandizer Giga è un prodotto di cui nessuno di noi sentiva essenzialmente il bisogno. Cosa cambia rispetto alla storia originale? Praticamente nulla. Luke Fleed, in questo caso l'alter ego di Daisuke, dovrebbe essere Duke Fleed, scappa dal suo pianeta morente, e su questo non siamo d'accordo. Arriva sulla Terra, viene adottato, combatte i cattivoni che sono sempre i vegani, che sono, diciamo, non quelli che mangiano, non mangiano i derivati della carne, ma sono gli abitanti del pianeta Vega, della costellazione della stella Vega. E qual è la differenza? Perché è stato realizzato? Non è un seguito, non è un prequel, è la rivisitazione di una storia, secondo me, fatta anche in maniera piuttosto superficiale. Le armi sono le stesse, il design essenzialmente del robot è lo stesso. Abbiamo aggiunto la parola Giga a tutto. Double Arc Giga, Screw Punch Giga, God Thunder, che sarebbe il vecchio d'uno spaziale. Una macchina potentissima come lo era già il Grandizer nella serie originale. Il fatto che tutti, Mizar, Rigel, Hikaru, Venusia, ha una cosa a parte che vi dirò alla fine, e Maria siano androidi, questa è un'altra forzatura secondo me della storia che ci può stare in una rivisitazione, però secondo me siamo andati un po' troppo fuori. Questo espediente narrativo serve all'autore probabilmente a introdurci un altro androide, Cutie Honey, che viene inserita all'interno di questa storia. Venusia, cioè Hikaru, diventa Cutie Honey e si trasforma. Questo androide mutaforma si trasforma di volta in volta in un cavaliere diverso per aiutare il buon Daisuke, che nel frattempo perde e recupera la memoria a seconda dell'intervento di Mary Fleed, e quindi lo aiuta a combattere. Quindi in questa storia di robottoni si va a inquadrare in maniera abbastanza forte un personaggio che ha anche una forte caratteristica, diciamo, erotica, che viene inserita in un manga che originariamente non è nato per questo tipo di pubblico. Ecco, la cosa che voglio dire per concludere, insomma, che sono rimasto
piuttosto deluso da questa produzione, chiederei al maestro Nagai, con tutto il cuore, so che non vedrà mai questo video e forse non avrà modo mai di sentire queste parole, che se i suoi collaboratori, perché immagino che non sia stato lui a mettere le mani direttamente su questo prodotto, devono distruggere anni di mito, facendo una rivisitazione in questo modo di un mito per noi europei, italiani, come Goldrake, è meglio che il mito rimanga dove sta e che non venga toccato in alcun modo. L'ho comprato all'epoca e diciamo che andava preso nella libreria di qualcuno che è appassionato di questi prodotti. Questo prodotto ci deve essere, però sono sicuro che voi appassionati come me, una volta che l'avrete letto, rimarrete molto molto delusi. Una nota positiva la voglio inserire, però i disegni sono molto belli. Sono realizzati molto bene e questo toglie un po', diciamo, di amarezza alla storia che dal mio punto di vista è completamente inconsistente e fuori luogo per un mito così importante come Grandizer. È tutto. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un mi piace, commentatelo e scrivete nei commenti quello che vorreste che io affrontassi nei prossimi video. Seguitemi sui miei canali Facebook, questo YouTube, iscrivetevi al canale Instagram e Twitter. C'è anche un sito www.ilvecchionerdo.it dove potete trovare anche altre curiosità riguardanti questo mondo. Condividete questo video, io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao dal vecchio nerd.